Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. L'anno scorso per Ferragosto abbiamo fatto un video a Città Alta, l'assalto di Città Alta. Quest'anno invece siamo a Marina Romea, sulla riviera romagnola, nelle mie zone, a fare una specie di giochi senza frontiere, una serie di sfide tra me e Giorgione. Sì, ma quali nazioni rappresentiamo, Maranga? Io rappresento la Romagna, perché sarò in coppia con Letizia Galvani, ex ciclista pro e romagnola puro sangue. Sei pronta, Letizia? No, prontissima. Invece con me ci sarà Francesca Pisciali, professionista in attività, e insieme rappresenteremo il resto del mondo, Maranga. Ci sarà Romagna contro il resto del mondo. Via con la sfida. Ed eccoci alla prima sfida di giornata, sfida sul Risciò, un grande classico romagnolo. Io adoro il Risciò Maranga, hanno i vantaggi delle auto e delle biciclette in un'unica vettura. Però ti manca l'esperienza, Giorgione, è inutile. Alla guida? Noi romagnoli abbiamo una marcia in più. Non avete scampo. Hai visto? Letizia è sicura di sé? Sono degli illusi. Dove vedi quel fosso là? C'è scritto Maranga sopra. Che ne sapete voi il resto del mondo, del Risciò? Dai, su, dai tranquillo. Andiamo. Giorgione. Dai, mo. Farà primo tratto grave, strada bianca, dobbiamo stare davanti, fagli mangiare la polvere, poi torniamo sull'asfalto, abbiamo più grip, curve a tutta su due ruote, il primo che entra nella strettoia del parcheggio ha vinto. Ce li mangiamo. Leti, dobbiamo fare molta attenzione perché Giorgione, come sempre, è completamente fuori forma, fuori condizioni, quindi cercherà di giocare un pochino sporco, proverà a dare sportellate, buttarci fuori strada, quindi noi dovremmo fare attenzione. Cerchiamo veramente, Leti, di stare attenti. Abbiamo esperienza un po' sul Risciò, però cioè, loro sono anche più pesanti, quindi loro se vogliono entrare cattivi all'ultima curva, che è quella decisiva, potrebbe essere pericoloso. Noi, cosa ne pensi? gambe e basta. Quindi, pedaliamo. Quindi io l'idea è facciamogli fare la corsa e gli infiliamo praticamente all'ultima curva, proprio liscio, no? Esatto. Giorgione, sei pronto a farti sverniciare il Dumbo lì davanti? Lascia stare il Dumbo, pensa al tuo faro sbornato. Stai fermo, che tanto non serve il faro. Giorgione! Giorgione! Tanto qua c'è da girare, non fa far più larga. Vai all'interno. Giorgione, la fai più larga! Ci sbattiamo! A tutta! Vai Leti! Vai Leti! Oh, bravo! Oh, qua ci ribaltiamo, eh! Dentro bene! Dentro bene! Fuori sedere! Dai, fai peso di quasi! Tutta! Perché sono fuori sì in tutto! Vai, sono qua! La Romagna ha messo la freccia, Giorgione! Vai, passiamo! Oh! Giorgione! Ma dai, che b***o! Io non ci credo! Ma che c***o fai? Vai che mi riprendiamo, vai! Riprendiamo, ci ha buttato fuori! Dai che sono dietro! Ammirarlo! Grande Fra! La grandissima! Ma grande cosa che ci avete buttato dentro la pineta! Ci abbiamo ancora i rami dentro! Ma dovevamo schivare una pigna, Maranga, non è che... No, Giorgione, non si fa così! Cioè, questo pensavo fosse una sfida tra amici di Ferragosto, è diventato un fight club! Cioè, unica regola, non ci sono regole, fammi capire! Infatti, chi ha messo delle regole, Maranga? Dai, Giorgione... Dato che giocate sporco, ci adegueremo! Sì, noi ci mettiamo a posto noi! Sì, intanto sfida del Risciò, Romagna, ha vinto il resto del mondo! Hai capito, zero. Adesso come va a finire! Siamo noi. Sì, sì. C'è la gara di piadina adesso, Fra. Piadina un cazzo. Non abbiamo rivali.
Allora Leti, eccoci alla seconda prova. Abbiamo la possibilità di pareggiare la partita. Alla grande. Beh, siamo un canale di ciclismo, siamo in spiaggia. Cos'è che si pedala in spiaggia, soprattutto in Romagna? Pedalò, il pedalò. Guarda che roba. C'era la patente nautica dietro? Sempre. Dobbiamo andare in Croazia. Allora, andate in Croazia, Giorgione. No, dove vuoi andare? Andiamo alla prima boa, che cioè, mi sembra già troppo lontana. Giro di boa e si torna qua. Andiamo alla prima boa. Testa bassa e menare. Tu. C'ho anche lo scivolo. Però il mio è più alto. Io prendo quello blu. Visto che per Giorgione siamo in un fight club e non ci sono regole, mi adeguo. Conosco questi pedalò da quando avevo 10 anni. Ho lasciato lui il Capri Formula perché so che ha un piccolo difetto. Tra poco scoprirà di cosa si tratta. Hanno imbarcato acqua ancora! Via! Fuori dalle c***e! Spostatevi! Appena partito mi sono accorto che qualcosa non andava. Stavamo facendo una fatica assurda. La cadenza non saliva anche se spingevamo come degli ossessi e per di più il pedalò imbarcava acqua. Ma raga, noi siamo molto contrariati perché cioè, ci è stato affidato un mezzo a pedali che è iniziato a imbarcare acqua sulla sabbia, affondava, sembra essere sul Titanic, non girava, non pedalava, Giugione, non andava bene, dai. Io qua ci venivo quando avevo 10 anni e il Capri Formula 3,3 imbarcava acqua già dal 93-94. E tu ovviamente quello. L'hai dato a me. Lo sapevo che non era performante. Gioca sporco. Cioè, hai capito la squadra romagnola? Giorgione, giochiamo sporchi noi che ci avete dato la sportellata, sono finito dentro la pineta, non ho capito. Sì, vabbè, 1-1, palla al centro. Adesso ci cambiamo un attimo e facciamo l'ultima sfida. Dai, ci sto. Siamo arrivati alla terza e ultima prova, quella decisiva, Giorgione. Sì, che è anche quella che giustifica il nostro abbigliamento, perché tutto il giorno che andiamo in giro per il mare vestiti da bici, almeno un minimo di senso. Stavolta siamo in bici, con le bici gravel. Con le nostre gravel dovremo equipaggiare le biciclette con dei bicchieri, tre grandi e tre piccoli, e dello scotch di carta, in modo da poter trasportare più acqua di mare possibile. Percorreremo un tragitto attraverso la pineta di 1,5 km circa e vincerà chi porterà più acqua nel contenitore. Esattamente, partiremo da questo bagno, faremo un giro nella pineta, torneremo qui. I nostri due assistenti in queste cose ci aiuteranno a montare i bicchieri sulla bicicletta. E ci daranno anche insomma una mano per capire poi chi andrà a vincere, chi riuscirà a portare più acqua. Unica regola: quando il primo dei due arriva e inizia a scaricare acqua nel bicchiere, l'altro deve arrivare entro 30 secondi, altrimenti è squalificata, la vittoria va al primo arrivato. Altra cosa, non si può utilizzare la borraccia che abbiamo in dotazione. No, quella la usiamo per riempire i bicchieri. Posso dire che in quella bici c'è più scotch che carbonio? Sfruttiamo il manubrio stendipanni della Canyon, mettendo due bicchieri qui. Siamo pronti, Maranga? Vai. Chi prima riempie i bicchieri prima parte, vai. Quindi io pronto? Sono pronto, vai! 3, 2, 1, via! Vai! C'avevi già l'acqua tu! Back. Faccio acqua da tutte le parti!
rovescio, piano, piano, Leti, piano! Dov'è Giorgione? Ale, ale. Benissimo. Ce l'ha scelto buona? Piano, appoggiare la bici. Quanto siamo noi? 800, 920. Qui c'è un altro jolly. Niente, neanche una goccia. Maranga, mi sa che abbiamo vinto noi. No, secondo me c'è una stampa qui che ti è fatta male. Tira fuori dell'altra. Ci sputo dentro. Ma è in inerzia. Sono 200 ml, Maranga. Io voterei per l'Exequo. No. Sono 200 ml, tra l'altro la mia è tutta acqua, tu c'è mezzo sabbino dell'Adriatico dentro lì. È l'acqua del mare. La spiaggia non valeva. C'è anche un po' di sabbietta dentro il mare. C'è anche un animaletto, cioè ha portato l'acqua del mare. Ha portato il brodo primordiale. Comunque, è quasi un Exequo. Poi tu avevi anche il manubrio è quasi doppio, dove metti i bicchieri più comodi. Ma la Romagna deve cedere la vittoria al resto del mondo. Mi spiace Maranga, hai perso in casa. No, ho perso per un difetto tecnico, diciamo, del manubrio. Ma se c'è manubrio, dentro pure il sudore stufoso, manubrio predisposto a questo carico di acqua, per fare il carico di acqua, insomma. Comunque, questo era il video di Ferragosto, ci siamo divertiti moltissimo a girarlo, ha fatto molto caldo, noi ci siamo bagnati, siamo divertiti, spero anche voi che ci avete accompagnati in questa avventura. È andata così. Comunque la cosa più importante è chi ha guardato il video, si è divertito, vi ha passato un quarto d'ora spensierato. Esatto, se il caso è questo mettete un bel like, commentate qui sotto scrivendo la parte che vi è piaciuta di più e chi avrebbe dovuto vincere secondo voi. Siamo il prodio Maranga che trucca e pedalò o il resto del mondo. È un problema della stampa, proprio della misura. No? Vabbè, andiamo a fare il bagno adesso. Andiamo a fare il bagno. Ciao! Ciao!